Rassegna stampa locale di giovedì 9 agosto in prima pagina sulla Gazzetta di Brindisi. Benvenuti a Brindisi, provincia di Taranto. La decisione è già presa, si tratta di capire cosa avverrà ora. I pareri dei sindaci che pensano al referendum. Intanto a Fasano si strizza l'occhio a Bari, mentre a Francavilla non si preoccupano più di tanto. Sul terrazzo coltivava 103 piantine di marijuana, arrestata un'insospettabile commerciante di 28 anni, titolare di un bazar che sul proprio terrazzo coltivava piantine di marijuana predisposte in una specie di serra. I carabinieri hanno sequestrato tutto e arrestato ai domiciliari Valentina Paladini. Si dia un ricovero pulito e dignitoso agli immigrati, è uno scandalo, lo denunciano Vito Antonio Taddeo e Aldo Recchia, che chiedono un immediato provvedimento per dare alloggio dignitoso agli immigrati che si trovano in via provinciale San Vito. Per il caldo hanno portato fuori i loro materassi. Ispettori in pizzerie e ristoranti, la ASL ha diramato un comunicato in cui riferisce che si stanno effettuando controlli a tappeto negli esercizi che forniscono somministrazione di cibo, visto il forte caldo, per prevenire attività non igienicamente idonee che possano danneggiare i clienti, ben 6 gli esercizi bloccati. Veronica, ieri al Morvillo, tornerò presto nella mia classe, così ha esordito la giovane che è stata coinvolta nell'attentato del 19 maggio ad opera di Giovanni Vantaggiato. La ragazza è stata dimessa dall'ospedale di Pisa da qualche giorno e sta riprendendo piano piano la vita normale. La città di Brindisi supera il test Francavilla, molti gol segnati ieri nell'amichevole tra Brindisi Calcio e Francavilla, un test positivo, ha detto mister Francioso, contento della preparazione dei suoi giocatori. In prima pagina sul Nuovo Quotidiano di Puglia, sanità e scuola, 2.376 posti, da settembre 1.376 nuovi professori, mentre il governo apre alle assunzioni di 300 medici e 700 infermieri, una buona notizia che servirà a dare un po' di respiro per la disoccupazione che dalle nostre parti è molto alta. Telecamere e sicurezza, scontro dopo quanto avvenuto a Francavilla in merito agli incendi che si sono verificati a breve tempo in due diversi esercizi e polemica per i sistemi di videosorveglianza. Ieri vertice in prefettura per disporre i sistemi di sorveglianza, ma sono in molti a pensare che ci vuole il polso di ferro. Ilva, sono 8 gli interventi per risanare. Intanto Napolitano firma il decreto che stanzia i primi fondi per le bonifiche. Fitto afferma intervenga l'Unione Europea, che potrebbe offrire alla città di Taranto aiuti sostanziosi per il risanamento ambientale. Terrazza con vista sulla droga. Un'insospettabile mamma è stata arrestata perché coltivava sul suo terrazzo piantine di marijuana. Ben 103 ne hanno trovate i carabinieri che da tempo controllavano la 28enne commerciante. Per lei, Valentina Paladini di San Pietro, sono scattati gli arresti domiciliari. Ispettori a cena, arriva lo stop per 6 trattorie, controlli a catena della ASL che ha predisposto questa attività per prevenire illeciti nella somministrazione di cibi in pizzerie e ristoranti, moltissimi gli esercizi pubblici controllati e per 6 di loro è scattata la chiusura forzata perché non in regola con le norme in materia. Enel è già pronta la cura assist, le vacanze stanno per finire per i giocatori dell'Enel Basket che si incontreranno tra qualche giorno per dare vita alla nuova stagione 2012-2013. Il più impegnato in questi giorni è il preparatore atletico Marco Sist, che sta predisponendo le tabelle di marcia per iniziare l'attività fisica. In prima pagina sul quotidiano senza colonne, rassegna estiva grana per Consales, opposizione alla carica per l'annullamento della delibera di Cultura Miamo che prevede una spesa di 200.000 euro. In un periodo come questo, dicono, non si possono buttare i soldi per una rassegna del genere. ASL e sindacati ora insieme, il frutto dell'incontro che c'è stato ieri con il direttore generale dell'ASL, che ha chiesto collaborazione per decidere come meglio organizzare la forza lavoro. Nei prossimi giorni ci saranno incontri specifici per fissare regole e quindi stabilire le scelte da applicare. Più nero che rosso, seconda rapina in 6 mesi nel bar di Via Pace Brindisina. Banditi puntarono la pistola alla tempia di un dipendente, bottino di 400 euro, la rabbia del titolare del bar Marco Prete, si sono accaniti contro di noi. Giovane mamma coltivava marijuana sul terrazzo, arrestata dai carabinieri, una 28enne che coltivava 103 piantine di droga sul terrazzo, si tratta di Valentina Paladini. Harleyista travolto da un'auto pirata, è stato ferito in modo lieve un appassionato di moto Harley su Viale Arno, il 57enne brindisino è stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per il soccorso, per lui frattura della clavicola, nessuna notizia dell'auto che viaggiava ad altissima velocità. Santoro, mercato eccellente dell'Enel, parla il direttore generale del Montegranaro, giocatore della Bartolini Brindisi degli anni 80. Scelte oculate quelle dei dirigenti brindisini, afferma Santoro, che potrebbero lanciare Brindisi ad essere una delle rivelazioni del campionato.
Braico, il primo ballo di Danilo nell'ambito della rassegna Cultura Miamo torna a Brindisi dopo tanti anni. Danilo Palmieri, anni di grandi sacrifici che lo hanno portato a girare il mondo, ma anche ad affinare la sua enorme classe di ballerino e coreografo. Al Cesare Braico, esordio della sua nuova coreografia.